Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Salmo 103, verso 11. In un solaio. Martina aveva ricevuto un'educazione cristiana, eppure conduceva una vita mondana. 20 anni di esistenza senza Dio, 20 anni di vita sciupata. Ella conobbe l'adulterio, il divorzio e perfino la prigione. Ma ecco che un giorno, in un solaio, trovò una Bibbia. Non aveva affatto l'intenzione di cercare Dio, ma una cosa è certa, era Dio che cercava lei. Martina aprì il libro a caso e lesse: guai ai figli ribelli, per accumulare peccato sopra peccato. Isaia, capitolo 30, verso 1. Era proprio quella la sua storia. Continuò: poiché così aveva detto il Signore, ma voi non avete voluto. Isaia, capitolo 30, verso 15. Tutto il suo essere gridava in lei: sì, Signore, lo voglio. Proseguì la sua lettura. Egli certo ti farà grazia all'udire il tuo grido. Appena ti avrà udito, ti risponderà. Isaia, capitolo 30, verso 19. Martina si fermò per rileggere queste parole straordinarie, e in quel solaio ella ricevette il perdono che Dio accorda a tutti coloro che si pentano e confidano in Gesù Cristo, il perdono di Dio. Quello degli uomini non è mai assoluto, definitivo, incondizionato. Quello di Dio è tutto ciò. Cari amici, conoscete un tale perdono per voi stessi?